Mi candido sindaco di Taranto con il movimento Taranto Senza Ilva, trasversalmente ai partiti e sto presentando i vari candidati al Consiglio Comunale, una serie di candidati che esprimono appunto uno spaccato della società, uno spaccato appunto che esprime il tessuto socio-economico della nostra città. Persone di moralità indiscusse, persone protagoniste nei loro settori di attività. Quest'oggi ho al mio fianco il dottor Giuseppe Varlaro. Buonasera. Buonasera, già dirigente di primo livello della struttura semplice di ortopedia dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Allora, Giuseppe, intanto raccontiamo un po' la tua storia professionale. Chi è Giuseppe Varlaro? È una storia lunga perché dovrebbe partire da in quel tempo. Io vivevo sulle rive del Giordano. Io sono nato a Taranto nel 1953, sono stato direttore di struttura semplice qui a Santissima Annunziata, ma già lo ero quando sono venuto da Pordenone. Ho praticamente vissuto gli anni 60 a Taranto, essendo nato nel 53, e dagli anni 60 ad oggi ho visto veramente un completo cambiamento della società e di tutto quello che sono i rapporti fra gli uomini. Sono andato via nel 72 a Bologna perché avevo giurato, mi ricordo come se fosse oggi, ero in Corso Umberto, avevo giurato a me stesso che sarei ritornato a Taranto per essere d'aiuto alla mia gente. Ecco, vedete, lo spirito della nostra lista, del nostro movimento, è quello di far sì che i tarantini, quelli che hanno dato tanto e danno tanto a questa città, non siano, come dire, non abbiano soltanto fortuna altrove, ma poi ritornino e operino nella terra natia, appunto per il bene della collettività tarantina. Quindi rientri a Taranto e che tipo di città ritrovi? Senti, volevo dirti questo, che ho lasciato una città che era stupenda negli anni 60, e era una città dove esistevano ancora i galantuomini, dove c'era la goliardia, il piacere di scherzare, il piacere di relazionarsi, cosa che poi non ho trovato più, anzi è stato un deserto quello che ho trovato. E, per cui sono andato via, sono stato 10 anni a Bologna, 26 a Pordenone, dove ho lavorato bene. A un certo punto ho creduto che, sì, che il mio compito lì fosse finito, anche perché avevo sempre questa voglia, dato date le mie radici, di ritornarmene a Taranto. Ecco, il motivo per cui tu hai deciso di candidarti al Consiglio Comunale, io ti ho fatto questo invito, Taranto Senza Ilva, perché? Allora, ho sempre seguito la politica dagli anni, inizi anni 80, per cui sono stato sempre arrabbiato dei cambiamenti che ci sono stati e che si sono succeduti nel tempo, fino ad oggi, a trovarci in una città con abitanti che non sanno ridere più, dove c'è stato un declino, un degrado, una desertificazione, e sono quelle che chiamo io le 3D, declino, degrado e desertificazione, che è vero, ci sono state in tutta Italia, ma a Taranto ci sono state molto, ma molto di più. Un declino, un degrado che certamente non è un fatto, come dire, di fatto, ma evidentemente ci sono delle grandi responsabilità politiche nel corso degli anni, dei decenni, che hanno visto tristi protagonisti rappresentanti del centrodestra, amministrazione Di Bello, centrosinistra, Stefano e poi Melucci, con la complicità del nulla assoluto rappresentato dai 5 Stelle. Quindi
la partitocrazia tradizionale ti ha davvero nauseato. Certo, assolutamente, ma come penso abbia nauseato tutti gli italiani. Io devo fare un po', vorrei fare un excursus su quello che è stata la politica a Taranto, e cioè bisogna ricordarsi che dopo il disastro della Di Bello, del fatto di non avere più una lira in cassa, del dissesto, venne fuori questo personaggio di Stefano che per 5 anni si trincerò dietro al dissesto. Ora io non so. Veramente 10 anni, 2 legislature. No, al momento, i primi 5 anni si è dietro al dissesto. Ma la cosa più importante è che, per esempio, Guadagnolo, il dottor Guadagnolo, dice che il dissesto, di un suo libro che ha scritto, dice che il dissesto non ci sarebbe mai stato, che si sono trincerati quelli della sinistra per poter fare il colpo di mano e vincere le elezioni. Famosa fu la frase di Vocco, che disse o adesso o mai più, all'epoca. Quindi Stefano per 5 anni ha dormito, pensavo non si ricandidasse neanche, quando a un certo punto si è ricandidato contro tutte le attese e addirittura i tarantini l'hanno rivotato. Perché l'alternativa purtroppo era molto flebile, penso a Mario Citto, penso allo straniero Bonelli, penso ancora a figure, ripeto, che con Demi stesso per il centrodestra. E arriviamo all'amministrazione Melucci. Ecco, allora, l'amministrazione Melucci non è altro che il prosieguo di quello che è stato Stefano, solo con una grande differenza, che Melucci è stato nettamente peggiore di Stefano, che comunque rimaneva un signore. Melucci non lo è stato, e in più ha creato lo stesso muro di gomma che aveva creato Stefano. È stata la sua prosecuzione in peggio. Assenza assoluta di dialogo con i cittadini, un sindaco trincerato a Palazzo di Città, poteva pure gestirla a distanza, visto che ora oramai va tutto in DAD, poteva fare anche così. Sì. Ecco, e allora usciamo da queste catacombe, le catacombe dell'amministrazione Di Bello, dell'amministrazione Stefano, dell'amministrazione Melucci, disegnare insieme una nuova Taranto, una Taranto C. Volevo dirti che la destra non è stata da meno, perché la destra gli ha messo tante di quelle stampelle a Melucci. Che quante volte il numero legale è stato mantenuto artificialmente da in aula? Da quelli della destra, perché probabilmente avevano dei problemi di sussistenza giornaliera, perché non molti, devo dire la verità, e questa è una cosa riprovevole, che nessuno... gettone di presenza faceva comodo. Faceva comodo, e questo è stato il discorso. Quindi la destra non è da meglio. Andiamo, dicevo, ai motivi per cui noi dobbiamo creare una nuova realtà civica, trasversale ai partiti, che abbia una stella polare, la chiusura di quel mostro, e parallelamente andare avanti con turismo, mare, agricoltura, cultura. Precisiamo, ecco, lo ripeto fino alla nausea, a costo appunto di essere ripetitivo, ridondante. Nessun posto di lavoro verrà toccato, perché solo per smantellare quel mostro, per gli attuali dipendenti e diretti e dell'indotto, ci sarà lavoro per 30 anni per smantellare e bonificare. I soldi chi li mette? Lo Stato, perché lo Stato ogni mese a fondo perduto impiega, butta 50 milioni di euro per un siderurgico che oramai sta collassando su se stesso, è un catorcio. E allora questa svolta, una vera rivoluzione per Taranto. Mi sono reso conto che dopo la disgregazione dei partiti sono le uniche liste che possono avere qualche valore, perché alla partitocrazia proprio, ma credo che tutti gli abitanti, tutti gli italiani non ci credano più. Ora, quello per cui ho deciso di seguirti innanzitutto è per la stima che ho per te. Che ricambio. Che la stima che ho per te dal 2008 che ti ho conosciuto, non ti ho mai perso di vista e ho visto sempre una
una tua conseguenza conseguenza di idee su quel da fare, sul un giornalista senza peli sulla lingua, e questo mi compiaccio, perché è difficile trovare i giornalisti perché hanno famiglia e quindi non molti si adattano a vivere da pennivendoli. Ora io credo che quello che lo dico da medico, ma no, forse lo dico più da uomo che da medico, prima da uomo che da medico. Da cittadino, ho notato che in questa città ci sono tanti casi di tumore, non c'è famiglia, credetemi, non c'è famiglia che non abbia al suo interno una storia tumorale di qualche parente, di qualcosa, e questo ha destato in me una profonda lacerazione. Ho detto: ma ne vale la pena rimanere qui e tutto il resto? Ne vale la pena, perché io in un certo senso il mio lavoro l'ho già fatto. Adesso credo che sia proprio, ci vorrebbe San Giorgio che liberasse dal mostro questa città, perché credetemi, ve lo dico con la mano sul cuore, sulla coscienza di medico, è una città difficile da vivere ed è una città che con l'Ilva non potrà andare più avanti, quindi la prima cosa bisogna chiuderla. Poi quello da fare, qui c'è da far tutto, perché non è stato fatto mai niente da 15 anni in qua, quindi bisogna sapere solo da dove iniziare. Io prima di dire quello che c'è da fare, direi che bisogna prendere i cittadini devono essere parte stessa della politica. Coinvolgimento attivo del cittadino. Bisogna ridare un'identità, prima di fare qualsiasi cosa, un'identità al cittadino, che l'ha persa completamente. Io vedo persone annichilite, persone cattive, abbandonate a se stesse, incattivite. Questo il Covid avrà contribuito, però è solo una minima cosa, perché erano già incattivite. Ora sì, io credo che sia da fare tutto, quindi prima cosa riprendere le strade, perché noi quando usciamo da casa ci troviamo subito in strada. Quindi la vivibilità urbana. La vivibilità urbana, il rimuovere tutti questa frenesia di dossi che c'è, che ci sono stati, che li hanno messi dappertutto, perché non bastavano le buche, hanno messo pure i dossi, quindi sono delle vere e proprie percorsi di guerra. Ecco. Abbiamo identificato i parcheggi, i silos, creare dei silos per i parcheggi. La viabilità. Sì, rifare completamente la viabilità. È un altro tema, e così concludiamo questa presentazione, la sicurezza. Sì. A Taranto non c'è sicurezza. Beh, la sicurezza certamente, visto che hanno sparato l'altro giorno, è stata proprio una scena impressionante vedere sparare proprio a livello Duomo, ma quello che io dico è che bisogna rendere questa città vivibile, perché al momento non lo è assolutamente, e ridare ai cittadini un'identità dei tarantini svincolata da Bari, da quello che ci ha sempre oppresso, e quindi di rompere queste catene. Oramai il sindaco di Taranto da 5 anni a questa parte, forse anche da prima, è stato Emiliano, diciamocelo, sì, senza sì, mezzi termini. La sinistra, il PD, basta, sì. Basta essere schiavi dei baresi. Certo, sono perfettamente d'accordo su questo. Taranto ai tarantini, insieme a Taranto senza Ilva, insieme al qui presente candidato Giuseppe Varlaro.